Mi devo anche togliere. Fa un po' te. Via da Lenica. Sempre, sempre, continuamente. Poverino. Mio caro povero Cristo. Dai, non succede niente. Ehi. Anche questo è un volo di istruzione. Sì. È salito che... Ha preso il vento così e poi... Non ce la fa, è troppo, patisce troppo. Questo dovrebbe fare una simulazione di atterraggio. Quindi... Però scusa, io ho capito una cosa, Aldo, in tutta questa esperienza meravigliosa, che quando sei lì, cioè devi andare, non puoi avere titubanze. No, devi essere deciso. Deciso, zan. Sì. Ecco, ora si mette controvento, passa sopra l'anga. Scusa un attimo, guarda che ti mando su quello lì. Senza pilota. Ecco, guarda come si abbassa, guarda. Allora vediamo se fa un passaggio solo o se a terra, vediamo. Dovrebbe fare un passaggio adesso. Rida motore. A terra. Vediamo se riparte. Riparte. Questo si chiama touch and go, cioè tocca e riparti. Ora io salirei un po', sali, no. Perché quegli alberi lì non mi piacciono. Appunto. Quando c'hai 20-30 metri sopra gli alberi, allora poi... Cioè, vedi che la quota che... Cosa sarà? Neanche 100 metri. 80 metri. 80? No. 100 metri? Cavolo! No, alto, più di 100 metri. Scusa, non lo è. Quegli alberi lì non sono già alti 40 metri? No. Quegli alberi lì saranno... Quelli lì... Quelli sono 40 metri. 40. Questi qui saranno 25-30. Quelli sono 40. Quindi quelli lì sono 40 metri più... No, devi fare filmato, Aldo. Sì, ma tanto continuo qua così, lui non vede e io filmo senza abbaiare, perché sennò mi abbaia costantemente. Ah. Vabbè, ti tengo io, dai, lo tengo io, aspetta, lo tengo io così, così non vedi. Non ha più voce quel cagnetto. E per forza, pure da abbaiare continuamente, poi finirà sì la voce. Ecco che si ripresenta. Ora fa un 90 gradi.
si mette contro vento, ora il vento è calato, vedi che la manica vento è più moscia rispetto a prima, prima era più dritta, tesa, più sì. Tesa, adesso è un pochino più tranquilla. Ora il motore al minimo. Quindi al minimo viene giù questa velocità qua, vedi? Certo, è giusta. Accelera leggermente. Ma perché non vuole abbassarsi? Non vuole abbassarsi, vuole stare a quei 10 metri da terra. Comunque devi sempre attirare con le ruote dietro, come gli aerei, no? Attiri sempre con le due ruote dietro, il ruotino davanti alzato, poi lo metti giù quando ti rallenti. Sì. Come gli aerei. Eh sì, è una struttura poi simile.